noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto in colui che è amore. E tutta l'opera di Dio, sin dagli albori della creazione, è impregnata di questo sentimento. Dio con tanto amore ha dato seguito a quello che era il suo proposito, il suo desiderio di creare l'uomo, lo ha circondato con tutte le sue attenzioni, gli ha preparato un luogo affinché egli potesse godere di tutto ciò che Dio aveva disposto. Dovremmo arrivare all'apice della manifestazione dell'amore di Dio e parlare della croce. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, verso 16, leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ancora una volta, dopo diversi secoli, l'apostolo Giovanni poteva sottolineare questo grande amore di Dio per tutta l'umanità. Allora il punto di questo messaggio è comprendere, conoscere, sapere in che modo siamo stati amati. Potremmo fare un elenco lunghissimo di quello che Cristo ha dimostrato sulla croce per ciascuno di noi. Innanzitutto possiamo dire che il suo amore è un amore sacrificale, è un amore fedele. L'amore di Cristo è un amore davvero che ci parla di quanto è necessario comprendere che amare non significa avere solo dei buoni sentimenti, ma significa mettere a disposizione tutto noi stessi per l'opera di Dio. Gesù farà proprio questo termine di paragone e dirà: ci sono due vie, una è stretta e tortuosa e conduce al cielo, e sottolineerà Gesù: sono pochi quelli che la percorrono, e poi ce n'è una grande, larga, spaziosa, è chiamata la via della perdizione, e sono molti quelli che la percorrono. Non siamo dei numeri davanti al Signore. Per Dio noi siamo creature speciali, degne di essere stimati di un valore esageratamente sproporzionato. Siamo costati la morte e il sacrificio del suo figlio Cristo Gesù. È questo l'amore con la quale ci ha amato il nostro Signore.